Anche il mondo economico soffre le conseguenze del maltempo. Noi siamo tornati a Camerana, dove le frane mettono a rischio un contratto strategico e milionario. Oggi sopralluogo di governo e di regione. Gabriele Russo. Quell'enorme dispositivo ad alta tecnologia destinato a Singapore, via Porto di Genova, è ancora bloccato nello stabilimento di Camerana per le frane cadute tra Piemonte e Liguria. La Simic, i suoi 250 dipendenti, indotto escluso, e un intero territorio tremano all'idea di pagare milionarie penali e perdere un contratto strategico e pluriennale. Dopo la denuncia dei giorni scorsi, rilanciata dalla TGR, governo e regione tendono la mano all'azienda. La prima cosa che possiamo fare, spero già da lunedì nel prossimo Consiglio dei Ministri, è estendere quello che è lo stato di emergenza che è stato concesso per la provincia di Alessandria anche agli eventi della provincia di Cuneo e quelle che ci sono state nel Basso Piemonte nella scorsa settimana, in maniera da riuscire a concedere le prime deroghe, i primi interventi. Il primo problema era quello di togliere dall'isolamento le borgate, siamo riusciti a farlo. Oggi si tratta di ripristinare una viabilità non solo decorosa, ma anche che consenta alle attività produttive di svolgere il proprio compito. L'obiettivo è quello di far rimanere le nostre aziende sul territorio e continuare a farle lavorare in Piemonte. C'è l'impegno da parte delle istituzioni di supportarci in questo percorso di miglioramento, innanzitutto per risolvere l'urgenza nella quale ci troviamo in questi giorni, per poter liberare quanto prima le strade e dare la possibilità di uscire con i nostri carichi eccezionali. Il cliente già minaccia di stracciare il contratto, l'azienda cerca soluzioni alternative per il transito del trasporto eccezionale e guarda con incertezza un futuro che rischia di realizzarsi lontano dall'Alta Langa, magari in quel Veneto dove la Simic già dal 2010 è in parte emigrata proprio per ragioni logistiche e infrastrutturali.